E porco Dio, non si fa. Vabbè. Dai, fa niente. Sciacquone di Ci mettiamo. denti! Andiamo, mettiamo a cuocere l'acqua, bella pasta. Lidl! Abbiamo detto 100 grammi a testa, 400 grammi. Quattrocento grammi di pasta. Via. Quattrocento grammi di pasta, ragazzi. Un po' di sale ci mettiamo. Cucina! Che non mi pare che ci ho messo, non ricordo. Pecorina! Un po' di sale. Oh, magno de sto pezzo de cazzo! Perfetto. Mettiamo, abbassiamo la fiamma al minimo. Qui c'è un profumo, ragazzi, che voi non potete capire. Un po' di prezzemolo. Basilico. Anzi, no, ci mettiamo un po' di basilico dentro. Un po' di basilico, ma giusto un po'. Per dargli quella sfumata. Mettiamo un po' di vino. Un po' di vino. Ha rotto lo schermo. Aumentiamo la fiamma al massimo. Una bella sfumata col vino. No pacci se pesco palle porco di uovo! Una bella sfumata, vado a prendere un po' di pasta. Okay. Senti il profumo dell'alcol. Si sente proprio il profumo dell'alcol che esce fuori dal vino. Ah. Sento pure la puzza in mo' però. Ci sta un po' di puzza però. Mettiamo tipo a 6. Ci buttiamo dentro i fagioli e tonno. Pasta, fagioli e tonno. Ciao Fatber 21, 221, ciao. Perfetto, un po' di fagioli, ci metto pure il tonno, una scatoletta di fagioli, io penso che basta una scatoletta in quattro, basta. Due scatolette di tonno e poi ho fatto.
Lasciamo cuocere il tutto. Non è male. La vicina a pecorina. Un po' di tonno. Una scatoletta forse basta di tonno. Vediamo un po'. Ma sì, io direi che basta. Una scatoletta di tonno basta, basta, dai. No, pacci se, se pesco pacci. Una di tonno basta, dai. Ok, bisogna pesare la pasta. Grazie mille Ani Campariello, Parelle, 3 mesi. Del sub, grazie mille per me. Oh, Christian 99, grazie mille pure a te. Allora, uno. Ancora gracchia il microfono, ragazzi? Ancora gracchia? Cento. Allora, sei incredibile di quanto schifo fai. Allora, vediamo. Sei incredibile di quanto schifo fai. Mentre cucini, continui a mettere il mestolo in bocca e poi di nuovo nella pentola. E non sgoccioli l'olio del tonno, che fa cagare oltre a far male. Kevin, quello vero. Se sei de palato sopraffino, te consiglio di leccare la figa. La figa d'oro. Ti piace la calafiga? Quando lecchi la figa, che è? Per fare i problemi per un po' di saliva? Ma non lo so io. Non porto malattie. Sono portatore sano di non malattie. Cioè, no, sono. Non sono. Non porto malattie, non porto niente. Che cazzo vuoi? A pecorina! Sono sano al 100%. Passer il compleanno con te è una cosa fantastica. Grazie mille Bart, 21.09, 2 euro, grazie mille. Oggi è il mio compleanno, mi faresti gli auguri? Sei un grande codino così, passare il compleanno con te è una cosa fantastica. Grazie mille Bart, 21.09. Un bacione enorme, grazie mille per me. Se veramente dovessi essere io in casa tua non ci mangerei. Beh, se uno venisse da me mi direbbe, mi dicesse che cazzo ne so, Matteo, non mangio perché col cucchiaio, quando hai assaggiato, è andata a finire la tua saliva sul cucchiaio. E poi vai a rimettere dentro. Ma levate un po' dai coglioni, porco Dio. Che faccio? Ogni volta che faccio così? Ogni volta... Ok, via. Ne piglio un altro, vai. Poi quando lo devo riassaggiare di nuovo, via, un'altra forchetta. Vediamo un po' com'è. Non male. Vediamo un po' com'è. Non male.
Vediamo un po'. Non male. Vediamo un po' adesso com'è. Non male. Te lo dico io che sei tu. Tu sei come quelli che quando si lava il culo si lava con i guanti elastici. Quando ti lavi il culo sul bidet, tu lavi con... meglio che non parlo, raga. Meglio che non parlo perché, porco Dio, mi viene 5 minuti, porca madonna, guarda. Meglio che non parlo perché veramente... A me sta zitto. Allora, grazie mille Bart, 2109, 2 euro. Mi faresti gli auguri? Sei un grande, continua così. Passare il compleanno con te è una cosa fantastica. Grazie mille per mio. Un bacione enorme, grazie mille. Esatto, Reborn c'ha ragione. Ma se lo assaggi tutte ste volte, mi sa che poi non te mangi un cazzo. Porca troia, oh raga. Ma veramente. Ma veramente. Ma veramente. Dai cazzo, veramente. Sentite palato fino, eh. La vicina a pecorina. Uno. Due. Tre. Poi. Allora, tu cazzo un fico. Lasciate! Fare il mangime per gli animali, porco Dio, scusate. Fare il mangime per gli animali. Lasciate! La vicina a pecorina! Devo smettere con le bestemmie. Devo smettere con le bestemmie. Devo smettere con le bestemmie. Auguri parte! Auguri parte 02109, grazie mille dei 2 euro. Auguri! Un bacione enorme. Passare il compleanno con te è una cosa fantastica. Grazie mille, ma quanti anni compi? Grazie mille. Poi Bacca 97, grazie mille pure a te del sub. Dogger 1996, grazie mille anche a te. Ok, ci mettiamo un po' d'acqua di cottura. Preciso. Ah, l'avevo già letto? Non ci sono fatto caso, scusate. Mi sono rincoglionito, scusatemi. La vicina a pecorina! Scusa. No, bestemmiare non fa bene alla salute. Bestemmiare da ignoranti. Ignoranti, non sacchi di merda. Ignoranti. Se uno mi dà dell'ignorante perché bestemmio, gli dico: hai ragione. Hai pienamente ragione. Ignorante e maleducato.
C'è un problema. A Sara piace scotta, a me piace al dente. A Sara la pasta piace scotta, a me piace al dente. Ma c'è qualcuno che in chat piace la pasta scotta? A me piace dura, bella al dente. Mi piace sentire la pasta. No, non è un dissing al Masseo, ragazzi. Che cazzo dite? Anch'io bestemmio. È un'autocritica. Grazie mille, Thomas Turbato 099. Grazie mille del sub. E a Dragaris DH 2 euro. Ciao Matteo, passare il compleanno con te è una cosa fantastica. Ti voglio bene. Grazie mille, Dragaris. Auguri, buon compleanno. Buon compleanno, Dragaris. Grazie mille, 2 euro. Allora, devo trovarla io. Una parola, allora, uno. Quanti pezzi di peperoncino ci avevo messo? 3? 4? 3 c'hai su. Non lo trovo. Ha rotto lo schermo. Ma il basilico si mette dopo o all'inizio? Si mette dopo l'inizio il basilico. Avvicina a pecorina. Ti amo. No, pacci, se. Grazie mille, Durulez, 5 euro. Ti amo pure io, Durulez. Grazie mille, bello mio. 5 euro, grazie mille. Siamo tornati a 24, boys. Cavottana. Siamo tornati a 24. Dopo, durante. Un bacione. Grazie mille, Bucarti, 2 euro. Grazie mille, bello mio. Oggi è il mio compleanno e dopo la festa è bello finire la serata con te per festeggiare. Un bacione, grazie mille, Bucarti. Allora, auguri, auguri, Bucarti. Buon compleanno. Grazie mille, 2 euro. Auguri, buon compleanno, Bucarti. Grazie mille a Derg00, grazie mille a Derg00, un bacio enorme, grazie mille a Derg00. Allora, devo controllare i piatti. Allora, 1, 2... Ok, per il maestro dentro la ciotola e per me qua dentro, perfetto. Prendiamo la pasta. Arrivo. Vicina a pecorina.
So che lagga, raga, sta laggando, lo so. Raga, sono consapevole che lagga, scusate. Sta laggando, lo so. Scusate, ragazzi, ha laggato un attimo. Scusatemi. Ha laggato un attimo. La vicina a pecorina! Buono! Ho una brutta notizia, raga. Ho una brutta notizia. Grazie mille, il mentulatore del sub. Mi scappa l'urina, 2 euro. Ciao Matteo, passare il compleanno con te è una cosa fantastica. Grazie mille, mi scappa l'urina, 2 euro. Buon compleanno, grazie a te, grazie mille. Ma quando scende compie l'anno oggi? Catroia. È impossibile qua. Bella girata. C'è un problema. Schianto dorme. Lasciate. E quindi che cazzo sono cucinato a fa? Si è messo a dormire con gli occhiali. Sta messo con gli occhiali. Luce accesa, occhiali. Grazie mille, MXT Leo. Grazie mille del sub. La vicina a pecorina. Lasciate. Lo vado a svegliare, che dite? Lo sveglio? Ma che schifo, raga. Vicina a pecorina. Ciao Matteo, è un grande piacer passer il compleanno con te. Porco demonio. Ma quanta gente compie l'anno oggi?
Grazie mille all'alcolizzato, 2 euro. Auguri, buon compleanno, bello mio. Un bacione enorme, grazie mille. Ma che cazzo, quanti anni, quanti cazzo di persone compiono gli anni? Oh, oggi tutti gli anni compiono. Allora. La vicina a pecorina! Vado raga e torno. Non citare altri streamer, non li dovete citare, cazzo! Buono! La vicina a pecorina! No pacci se pesco palle porco di uovo! Raga, non la vogliono. Non la vogliono, raga. Non gli piace. Se la maniera schiando, che cazzo devo fare? Porco Dio, io punisco. Io punisco. Io cugino, porca madonna. Porco. La prossima volta mi faccio i cazzi miei, porco Dio. Cosa ne pensi della nuova patetica canzone di quello sfigato di Favi J? Qual è? Allora, prima cosa, Favi J non è uno sfigato. Non è patetico, è un grande e lo seguo da un sacco di tempo. Poi a livello artistico... ancora non ho sentito la sua canzone. Non ho avuto ancora l'onore di conoscere la sua canzone. A livello artistico, porco Dio, scusate. A livello artistico. Grazie mille a StepHack02, un bacione enorme, grazie mille.
Devo essere sincero, la pasta è buona. Non so perché non l'hanno voluto assaggiare. Lasciate! Magna, vieni qua. C'è anche mille dolore nel video. È prima in tendenze, purtroppo, e fa pena. Pulita, l'ho buttata dentro, l'ho lavata prima, l'avevo lavata. Dai. Apri la bocca. Ah. Oh, è buona. Che cazzo fai? Mi sputi sopra la faccia. Oh. Ah, mi ha sputato in faccia, porca puttana. Okay. È buono o no? Bene, stavo mangiando tanto bene. Ma dai, che buona, dai, e magna. Ma dove vai? A vomitare. Porco Dio. Ste donne. Si vede che non siete fatto la guerra! La vicina a pecorina! In casa per spiare sta pasta. C'è una il pesto ti fa venire un'ausia. A te no? No. Vabbè. Se nonno Guindo fosse vivo, porco demonio. È buono. Ma è buono. Chiamate Gischiando, svegliatelo per favore. No, poverietto, questa cosa, questa scena. Non chiamo io? Devo svegliarlo? Va bene. Sotto i denti! Buono! Buono! Ci sono messo tanto amore. Porco diavolo. Lasciate! È lì, dalle! Buono! Sotto i denti! Dai, braccio, leva gli occhiali! La vicina a pecorina!
Ma davvero c'hai pure a svegliare, no? Dai, levagli gli occhiali. Vabbè, dai, fallo dormire con gli occhiali. Dai, lascialo perdere. No, no, no. Buttagli la ciotola là dentro come i cani. Sara, la reaction in live, vieni. No, 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 no. Qua, qua, vieni qua. Vieni qua, metti seduto. Grazie mille, Dorulese. Che non vieni qui con tutto quell'ambaradan lì e poi il piatto fa cagare. Ti do una valutazione un po' alla Gordon Ramsay, va bene? This dish is a piece of shit. And you, my friend, are an asshole. Il problema con sto piatto che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare all'ospedale adesso, se no... E mangia! Ma che terribile! Amore, non bacio, me dai? Ma per vomitare io? Ma come fai? Come fai a mangiare? Oh, l'odore non è male. Lasciate! Sotto i denti! Lasciate! Grazie mille Bimux, un bacione enorme Bimux. La vicina a pecorina. La verità è che queste donne di oggi non apprezzano un cazzo.